Patrick Lumumba non è mai stato risarcito da Amanda Knox per averlo calunniato. Non ha ricevuto un centesimo e nemmeno le scuse. Così commenta l'avvocato Carlo Pacelli, legale di Patrick Lumumba, originario del Congo, che trascorse 14 giorni in prigione erroneamente accusato dell'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia la sera del 1 novembre 2007. Lumumba, all'epoca gestore di un pub, fu ingiustamente coinvolto nell'indagine e successivamente dimostrato estraneo al delitto. Amanda Knox era presente in Italia per motivi di studio e lavorava nel suo locale, e fu lei che lo incolpò. L'inchiesta non solo scagionò Lumumba dalle accuse, ma implicò direttamente Amanda Knox nell'omicidio, insieme al suo allora fidanzato Raffaele Sollecito e Rudy Ghede, quest'ultimo l'unico condannato definitivamente a 16 anni di carcere per il delitto. Oggi Ghede ha scontato la sua pena. Amanda e Raffaele, nel loro percorso legale fatto di alti e bassi, hanno finalmente ottenuto la definitiva assoluzione da parte della Corte di Cassazione. Nel frattempo, Raffaele Sollecito ha conseguito la laurea in ingegneria, mentre Amanda è tornata in America, ha contratto matrimonio ed è diventata madre di una bambina, attualmente in attesa del secondo figlio. La scorsa estate è tornata in Italia e ha incontrato, oltre a Sollecito, anche il giudice Giuliano Mignini, il suo primo accusatore. Nonostante le loro divergenze, Mignini ha aperto la porta al dialogo, pur rimanendo fedele alla sua convinzione sui colpevoli dell'omicidio. Nonostante queste evoluzioni, la vicenda sembra non giungere mai a una conclusione definitiva. Amanda Knox ha infatti presentato un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando una presunta violazione del suo diritto alla difesa nel caso della calunnia presentata da Patrick Lumumba, per la quale era stata condannata a 3 anni. La Cassazione ha accolto il suo ricorso, revocando la condanna per calunnia e ordinando un nuovo processo. Amanda continua a ribadire, attraverso i suoi profili social, la sua ricerca instancabile della verità. D'altra parte, Lumumba ha lasciato che fosse il suo avvocato a prendere la parola, evidenziando la sua frustrazione per essere stato coinvolto in una vicenda di cui è estraneo. Anche lo stesso Mignini ora dichiara: «Non ho ancora capito perché la Knox accusò Patrick Lumumba. Non l'ho mai capito». L'ex pubblico ministero prevede un nuovo processo in cui potrebbe essere nuovamente convocato come testimone. Mignini ricorda i giorni successivi all'omicidio, quando Amanda accusò Lumumba. Ecco le sue parole. «Quando arrivai in questura, Amanda piangeva lacrime liberatorie. Era arrivata spontaneamente con l'allora suo fidanzato Raffaele Sollecito, e quando venne sentita come persona informata sui fatti, c'erano 2 interpreti. Venne indagata la mattina successiva, quella del 6, e in quel momento le fu messo a disposizione un legale, anche se lei diceva di non volerlo. In merito alla decisione della Corte di avviare un nuovo processo, Mignini ritiene che tra tutte le decisioni prese in relazione a questo intricato caso, questa sia la meno comprensibile. Questo perché Lumumba non è stato coinvolto nel procedimento, eppure sarà chiamato a testimoniare a Firenze, sembrando quasi che si stia svolgendo un processo di 4° grado, il quale non è previsto dal sistema legale italiano. Lo stesso pensiero è condiviso dall'avvocato di Lumumba, il quale ha anche enfatizzato: «Amanda non si è mai scusata, né mai ritrattò. Eppure in un colloquio con la madre intercettato in carcere, disse che si sentiva in colpa perché Lumumba era stato arrestato per colpa sua. Perché non è mai andata dal pubblico ministero o dal giudice a dirlo? Con la condanna a 3 anni per calunnia è stato stabilito che Amanda doveva risarcire il mio assistito, ma lei è nullatenente e quindi Patrick non ha ottenuto un centesimo». Dopo la pronuncia della Cassazione, Amanda ha condiviso un post sui suoi social per esprimere la sua soddisfazione. «Ora non sono più una condannata e combatterò con i miei avvocati per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte. Lumumba era mio amico. Siamo entrambi vittime della violazione dei miei diritti umani che venne perpetrata nel corso del mio interrogatorio».